Buonasera cari utenti di YouTube, oggi è il 10 maggio 2020, mi trovo qui in collegamento con l'amico Ferrante, ciao a tutti. Grazie Andrea, mi destini parte del tuo tempo in cui io ti farò delle domande, o meglio tu farai delle domande a me, ti farò delle domande a te e tu mi risponderai, va bene? Ti sento. Mi senti ora? Adesso sì, però c'è un rumore di sottofondo. Eccomi, allora dicevo, ti farò delle domande e tu mi risponderai, va bene, su di me, su YouTube. Allora, caro Parfono Panta, ti chiedo, da quanto tempo mi conosci? Ti conosco esattamente da 6 anni e 1 mese. Ci siamo conosciuti durante il raduno di un altro youtuber nell'aprile del 2014, da allora ci siamo continuati a frequentare, abbiamo stretto l'amicizia giorno dopo giorno, insomma, che dura fino ad oggi. Ti trovi bene con conoscitore italiano oppure male? No, mi trovo bene, mi trovo assolutamente bene perché è una persona sempre disponibile, gentile, è sempre messo a suo agio e poi soprattutto non mi annoio mai perché è una persona con cui si parla di tutto, di qualsiasi argomento e ci si confronta sempre in modo tranquillo, pacifico, in modo divertente, oserei dire, e quindi è una persona che è veramente una persona molto piacevole da frequentare. Una domanda, quali sono i pregi e i difetti che secondo te io, Leandro, conoscitore italiano, ho? Sì, i pregi e i difetti, allora i pregi un po' li avevo accennati prima, il fatto che comunque è una persona sempre disponibile, gentile e che sa mettere a suo agio gli altri, è una persona che comunque non ha pregiudizi, che sa ascoltare e che sa rispettare comunque sempre le altre persone. Difetti, forse potrei dire il suo eccessivo pessimismo nei confronti della vita, nei confronti del futuro, un tema che è emerso molto spesso nei suoi video, ne ha parlato dell'antinatalismo, della morte, dove ha affrontato questi temi cruciali, oserei dire, dove è emerso appunto questo suo pessimismo, a mio modo di vedere un po' eccessivo. Comunque pur personalmente non condividendo molto, però ripeto, ritengo che è stato comunque utile parlare di questi temi, quindi ecco, è una nota negativa magari su questo pessimismo, però non condanno il fatto che abbia parlato di questi temi che ritengo siano importanti. Quanto ti piace il mio canale da una scala da 1 a 10, quello di conoscitore italiano, ecco, da 1 a 10? Quanto mi piace il tuo canale da una scala da 1 a 10? Bravissimo. Ma oserei dire 7, darei un bel 7 al tuo canale. Grazie. Perché comunque tratti di diversi temi, non solo di filosofia, di etica, ma anche di politica, di attualità, e poi soprattutto fai molte live, che è una cosa molto positiva questa, in cui puoi confrontarti direttamente con altre persone, dai la possibilità agli altri di parlare con te e di dialogare con te ogni tanto, e quindi anche questa è una cosa molto positiva a mio avviso. Ti ringrazio di cuore perché non me lo sei mai aspettato e sono molto contento di questo voto, va bene? Quanto tempo destini a YouTube a guardare i miei video? Cioè, quanto tempo realizzi su YouTube per guardare i miei video su tubo, più o meno? Ma mediamente 2-3 minuti, diciamo, i tuoi video spesso non sono molto lunghi, però diciamo 2-3 minuti ce li impiego per guardarli e anche comunque per capire a fondo il tema di cui tratti, perché molto spesso nei tuoi video hai messo, anche per mettere un po' di suspense, no? Hai lasciato il titolo con i puntini, quindi io, un po' come penso la maggioranza delle persone, è incuriosito dall'argomento perché non si sa di che cosa tratta e quindi sono spinto a guardare i tuoi video proprio anche per curiosità, insomma, per sentire ciò che hai da dire. Allora, disvelo a te, caro Andrea Porfo 90, e agli altri utenti l'arcano, se lo vuoi sapere, relativo ai puntini. Allora, lo faccio perché voglio avere più visualizzazioni, perché voglio che le persone clicchino i miei video. Quindi vado a portare lo youtuber a vedere i miei video, in questo modo si incuriosisce e clicca obbligatoriamente il video che va a vedere.
In questo modo ho più visibilità, capito? Specie di clickbait, si può dire. Bravissimo, bravissimo. Non hai proprio sbagliato, hai indovinato in piena regola. Quindi ti ringrazio e complimenti perché hai indovinato, ok? Quanti pensi di fan, cioè quanti fan pensi che io abbia? Tanti o pochi? Quanti fan pensi che io, Leandro, conoscitore italiano, abbia? Quanto Quanto tu abbia fan abbia, io abbia, di pensi che io cosa? Non ho abbia? capito. Quanti fan pensi che io abbia? Tanti o pochi? Io non ti sento bene, ti sento disturbato in Quanti questo momento. fan pensi che io abbia? Tanti o pochi? Esatto. Ah, tanto e pochi. Di Di fan. Bravo. anni, dici? Ah, di fan. Ma di fan secondo me tanti. Cioè, tanti. Quelli che sono iscritti ovviamente al tuo canale, perché comunque sia so che ricevi messaggi in privato anche da tante persone, e comunque la tua popolarità è cresciuta da quando hai partecipato al Scelbero, e quindi sicuramente i fan sono di più di quelli che sono effettivamente iscritti al tuo canale e guardano i tuoi video. Esatto. Cioè, conoscevi già prima il Cerbero, prima che io andassi da loro? L'avevo visto una volta, scoperto per caso qualche volta, l'ho visto qualche Quale puntata, hai visto prima e puntata? La l'avevo visto prima puntata che hai visto di sicuramente loro, qual so era? un pochino di più, dopo che sei andato tu, dopo che tu hai partecipato. La prima puntata di loro che hai visto, quale fu? Ma no, fu la prima puntata, ricordo di una puntata tipo di un anno fa, non mi ricordo neanche l'argomento. Però perché insomma, però ecco, l'avevo scoperto per caso il suo canale. Abbiamo visto la puntata dove avevo parlato, se non sbaglio, di Pat. Io sono Pat, non so se quelle che avevano affrontato pure quell'argomento, che avevano parlato di questo, di quel canale lì, di quegli Perfetto, youtuber. ho capito, Andrea, bene. Quanto trovi utile il mio canale da 1 a 10? Sulla scheda da 1 a 10, quanto lo trovi utile? Secondo me non lo trovo di una scala da 10 a 8, è un bel 8 proprio perché tu tratti argomenti di vario tipo, che possono essere utili anche ai giovani. Offrono molti spunti di riflessione. Ho apprezzato la cosa che ho detto prima, che ci tenevo a sottolineare, che ho apprezzato molto. Questi sono i video che ho apprezzato di più, e quello che tu mostri con falsità, per esempio, delle chat, sia far vedere lui sulla chat, lei sulla chat, tipo brutto sulla chat, tipo brutta sulla chat, cioè dove hai fatto vedere dal vivo cosa accade una tipa brutta che si scrive sulla chat con profilo falso o un tipo brutto, cioè hai fatto vedere dal vivo a chi ti guardava che le opinioni che tu hai sulle persone che frequentano le chat sono in gran parte vere, quindi Giusto, hai dato la giusto. prova di tutto ciò facendolo vedere nei video, Come no, ho fatto e questi bene. sono dei video interessanti, Ho fatto molto sono bene. stati. Quelli sono un po' i video che Andrea Porfumanta più piaciuti, più preferiti dalle persone, ok? Un'altra domanda ed è la seguente. Cosa pensi che manchi al mio canale, brevemente? Al tuo canale sicuramente potrebbe mancare un editing un pochino più dettagliato, diciamo, una maggior cura nei dettagli, ecco, dei tuoi video, perché per quanto riguarda gli argomenti penso che comunque sia un canale che possa andare bene così, insomma, per quanto riguarda il contenuto, come contenuto ci siamo. Se la seguo che andrebbe curata forse un po' di più l'aspetto estetico, l'aspetto della grafica, Mm.
in modo da attirare forse un po' più di gli pubblico. iscritti, da fare più spesso magari, ecco, è una cosa che ti può aiutare molto, fare più spesso collegamenti Cosa diresti ad un tuo persone amico? magari, ecco, parli con altre persone di questi argomenti, collegamenti con altre persone, parli di argomenti importanti, diciamo così. Cosa diresti ad un tuo amico che non mi conosce, quindi che non conosce conoscitore italiano, a proposito di me, in pochissime parole, cioè i tratti essenziali, cosa diresti a lui? Cosa direi? Ah, ok, cosa direi? Ma direi semplicemente il conoscitore italiano è comunque un YouTuber. Che è differente da molti altri, è uno youtuber che tratta temi di filosofia, di etica, di politica, di attualità e soprattutto dice la sua opinione su tanti argomenti attuali. È un canale che può essere interessante, offre spunti di riflessione, quindi io direi a chi mi chiede circa il conoscitore italiano, consiglierei di seguirlo, di vedere alcuni suoi video per rendersi conto, insomma, di tutto ciò che dico, di tutto ciò che ho affermato su di lui poc'anzi. Grazie di cuore, caro Andrea, hai centrato in pieno quello che è il mio canale, sei stato molto in gamba e di questo ti ringrazio ovviamente. Bene. Grazie a te per questa intervista. Purtroppo mi spiace che oggi ci siano stati problemi con il collegamento, però pazienza, questo è il bello della diretta. Sì, è quello il bello, caro Andrea, che possono, problemi questi che possono capitare, ci possono stare, bisogna saper apprezzare anche questi momenti che ci possono essere, che si possono verificare, va bene? Perché purtroppo non dipende da me, dipende dalla connessione, capito? Sì, lo so, purtroppo. Andrea, l'ultima Purtroppo è una cosa, connessione che di a va chi via non ti per conosce, chi decenni, caspita ma sei? l'altra volta quando abbiamo fatto l'intervista insieme, quella è andata bene, ci sono stati problemi. L'ultima cosa, Andrea, di a chi non ti conosce, in due parole proprio, spiccio, in 2 minuti, chi sei e cosa fai, in 2 minuti. Sì, allora io sono Qualcuno Manta, sono uno youtuber che tratta per lo più di argomenti di politica e di attualità, e spaziando a volte anche nel gaming, anche se è un'attività che ho fatto più spesso in passato, ma adesso mi concentro su un video di politica e attualità dove esprimo la mia opinione. E quindi sicuramente anch'io penso che il mio possa essere un canale utile. Utile per a tutti quelli che sono interessati a queste tematiche, ovviamente. E mi offre anche su spunti di riflessione che possa aiutare in qualche modo ad avere una visione diversa a volte di ciò che accade intorno a noi, non perché io sappia cose che altri non sanno, ma semplicemente perché io offro un punto di vista super partes, che mio essere il più obiettivo possibile. Non sono schierato politicamente, quindi non ho interesse a difendere l'una o l'altra parte, e non sono interesse a difendere un partito politico. Esprimo la mia opinione semplicemente in modo disinteressato. Grazie caro Andrea Porfo 90, sei stato molto adeguato in queste interviste che mi hai fatto, ti ringrazio di cuore, cioè a cui ti ho fatto, sono sottoposto, ti ho intervistato e hai, diciamo così, espresso un po' tutto su di me, sul mio personaggio, su YouTube e su Leandro che è al di fuori di YouTube, va bene? Sì, Grazie. io ringrazio te, come ho detto, per l'opportunità che mi hai dato Questa è anche sponsorizzazione di chiaramente. concedermi un'altra intervista sul tuo canale, e anche per quelli che ti seguono, insomma, penso che possa piacere questa, ogni tanto ascoltare anche me, e possa piacere anche la mia presenza nel tuo canale, visto che molti tuoi iscritti che mi conoscono, perché abbiamo fatto diversi video insieme e torneremo a farli appena si potrà, e quindi sicuramente è stato piacevole anche per Grazie, grazie caro Andrea, buona serata, grazie ancora di cuore. Un abbraccio Andrea. Ciao, Grazie, un abbraccio anche a te. grazie Buona Andrea, serata. grazie mille. Avete sentito, cari utenti di YouTube, è stata una bella intervista, è stata un'intervista piacevole, non stupida, non banale, ma soprattutto un'intervista in cui Porfo90 ha offerto l'opinione che ha di me. Ciao da Leandro, conosciuto italiano, buona serata.